beh, abbiamo sempre il nostro appuntamento, il mercoledì e la domenica, il colpo di coda, siamo finalmente arrivati. E allora, amici senza fili e digitali, buongiorno e benvenuti, ci siamo. Abbiamo detto che vi faremo a pezzi quest'oggi, beh, ci faremo noi a pezzi. E allora noi cosa facciamo? Non facciamo altro che salutare colei che oggi si occuperà di mosaico. E diamo un enorme appuntamento, un enorme saluto alla nostra Rossana. Ciao Rossana. Ciao, ciao ragazzi. Oh. Ciao Antonella, ciao Walter. Buongiorno, buongiorno. Rossana. Beh, buongiorno. Rossana, sì, ecco, noi ti abbiamo contattato. Buongiorno, buongiorno Rossana. Buongiorno, buongiorno Antonella. Oh, buongiorno. Ti abbiamo contattato perché, come sai, noi ogni volta telefoniamo a un esperto di un determinato settore. E sappiamo, sì, che tu sei specializzata in massaggi. Massaggi, sì. Massaggi, l'ho indovinato. Massaggi dei materiali. Massaggi, sì, perfetto, perfetto, perfetto. Massaggi ai piedi, anzi, guarda, io ho proprio un dolorino tutte le sere di stanchezza. Poi, mamma, ci incontriamo. Mia. Guarda, no, io non. Allora farò subito pezzi pezzi. Va bene, Rossana, noi ti abbiamo chiamato perché sei una mosaicista, ti occupi, perfetto, di mosaico, perfetto. Sì, perché c'è moglie. Moglie. Hai detto anche moglie, anche mamma, giusto, Rossana? Esatto, e esatto, scommetto mio mamma. Che suoni o l'arpa o il bonchetto o la batteria? No, il carillon. No, vedi che carino. Ma che carino, che carino, che carino. Vabbè, ma basta, facciamo così. Rossana, facciamo una cosa. Spieghiamo prima a tutti coloro che ci sentono il mosaico in generale, chi si occupa di mosaico, cosa fa, insomma. Allora, non è una cosa proprio così semplice, nel senso, da fare a livello di dilettantismo, cioè mi spiego. Allora, il mosaico è un lavoro serio e professionale, cioè è l'associazione di tante tessere che vanno a comporre un quadro o il disegno prestabilito su qualsiasi superficie o supporto, ed è una delle tecniche più antiche utilizzate, quindi addirittura a livello rupestre. No, infatti io ho aiutato il mio bebè a fare un bel mosaico. Ecco qua i puzzle, quelli di 10 pezzi. I pezzettini, presente, quelli tutti colorati. Ah, okay. È venuto un quadro bellissimo. Con Bambi. Sì, un disegno dell'antica Roma. Ma devo dire che ho imprecato per 6 mesi. È perché... Beh, quello è un gioco a perdere, così tanto tempo è un gioco a perdere. Perché la difficoltà sta poi... 6 mesi. Perché la difficoltà sta nel creare i propri pezzi, giusto Rossana? Anche. Sì, senza ombra di dubbio, io creo esattamente i miei pezzi. Ci sono quelli già pronti, ed è anche la tecnica più antica con l'utilizzo dello smalto veneziano. Però io realizzo un mosaico completamente nuovo, innovativo, fresco, giovanile, quindi è abbastanza alla mano e dinamico. Si adatta a superfici particolari. Io addirittura ho realizzato un'intera volta a specchio, wow, in appartamento. No, non dire, sì, a specchio, perché io, guarda, soffro di un disturbo ossessivo compulsivo. No, mi specchio sempre. Allora, Walter, sarebbe una distruzione per me. Scommetto, Walter, che l'hanno messo in camera da letto. L'utilizzo degli specchi. Ah, in bagno. Oddio, lì è brutto guardarsi. No, infatti, aiuto. Quindi, Rossana, tu non solo fai i mosaici classici, quelli orizzontali, verticali, ma anche, si può dire, arcuati. Sì, si può dire, si può dire. Perfetto. Quindi, nello specifico, che cosa realizzi? Allora, realizzo bene nella mia sede, nel mio locale, si possono trovare diverse proposte che appunto vanno, come dicevamo poc'anzi, dei quadri, ma anche dei complementi d'arredo più importanti, addirittura su poltrone e sofà. Wow. Lavorazioni anche in appartamento, quindi di lavorazioni prestigiose. Cioè, è una cosa molto bella. Sì, infatti. No, ma in effetti fai un lavoro meraviglioso. Grazie. Lo diciamo. Però, anche. Senti, i costi? Cosa? I costi? Qua entriamo troppo nel dettaglio. Giusto per avere un'idea di quanto può costare una cosa. Ma allora, circa 10.000 euro mi pare uno. O 100.000. No, di più, Walter, cosa dici? Molto, no, di più. Vabbè. Allora, iniziamo da un quadro. Quanto può costare un quadro fino a, che so, una parete? Allora, perfetto, i quadri possono anche partire da 250 euro. Una lavorazione in appartamento può essere anche 250 euro, ma alla fine si possono fare lavorazioni di gran lusso. Però tutto sta al budget della persona, che viene concordato in anticipo. Poi sono io che, diciamo, informo il cliente su quale modalità di lavoro, tecnica o addirittura materiali possiamo utilizzare per giovare alla tasca del cliente. Senti, senza apportare spese aggiuntive. Ma qual è il materiale o la tecnica che costano di più? Allora, il materiale che costa di più si chiama smalto veneziano, che è lo stesso materiale che troviamo tipo alle cattedrali di Ravenna, per intenderci. Ok.
Ok, perfetto. Di cui quando c'è la lavorazione proprio in oro, ha la stessa quotazione dell'oro che è sul mercato. Addirittura, mamma mia. E la tecnica più difficile e quindi quella più costosa si chiama metodo indiretto, perché si lavora al contrario di quello che si vede, quindi al negativo. Rosana, facciamo una cosa, diciamolo anche a chi ci ascolta che per fare il o la mosaicista, beh, non ci si improvvisa, hai dovuto studiare, hai All'Accademia dovuto anche delle arti, ho letto, vero? Che per forza, insomma, hai dovuto anche specializzarti. Sì, vabbè. Che cosa ne sai? Vabbè, no, lasciamo perdere. E hai dovuto anche, insomma, credere in una specializzazione, perché proprio per fare questo tipo di lavoro non ci si improvvisa. Quello che volevo chiederti in maniera specifica, ecco, c'è un qualcosa che viene richiesto di più rispetto agli altri? Qualcosa che viene richiesto di più rispetto agli altri, bene. Allora sì, sono appunto i lavori prestigiosi in appartamento. Cioè, nel senso, comportano via tanto tempo di lavoro. Sì. C'è anche un ingresso economico che comunque è direttamente proporzionato. Però certo, comunque sono le cose più belle, perché alla fine la gente ama ritornare a casa e sentirsi ben accolta, e poi la casa rispecchia l'animo della persona. Beh, in particolar modo frase, lavoro con le specchiere. Questa frase è quasi da yoga, è quasi la scienza dell'anima. Cosa ti faresti far fare tu? Guarda. No, ma infatti, no, ma guarda, con il mosaico. Sì, io amo il mosaico perché a differenza della pittura interagisce, perché varia in base alla luce. In base, ad esempio, apriamo la finestra, c'è la luce naturale del sole, accendiamo la luce, ce n'è un'altra. Ad esempio, in un lavoro in un appartamento che ho realizzato, un'intera cascata della dimensione di 1,80 m x 2 m, quindi un intero pannello, lì è bellissimo perché è collocato di fronte nella parte frontale. Guarda, proprio, quasi sto pensando al CD di, no, l'EP dei Pink Floyd, Dark Side of the Moon, quando i colori attraverso un prisma si differenziano, e quindi questa cosa per il mosaico ha un valore aggiunto. Ecco perché ma io sono un ragazzo di cultura. Rosana. Senti Rosana, una domanda. Attenta, ma Rosana, attenta, no, eh. Una domanda normale. Ti devo reggere? No. Ti è mai arrivata qualche proposta indecente? E come soggetto e come location? Ma no, tipo il mosaico con... un mosaico di un pene enorme. No, non si dice non così. Non è mai successo? No. No, 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 quello no, posso essere sicura, no, assolutamente no. La cosa più divertente ma che anche perché mi farei problemi, per questo che lo richiede. Cioè, dico, no, la cosa più divertente che ho realizzato per quanto riguarda nel settore musicale è una riproduzione di Elvis, quindi è molto bello. Sì, 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 Elvis con la gatta. In bagno bianca. Stimolante? No. Cosa? In bagno stimolante? No. No, senti, il ciuffo potrebbe rimandare anche come forma, però no, basta, diciamo questo argomento l'abbiamo sviscerato. Rossana, come ultima cosa, noi solitamente diamo un consiglio a chi ci sta ascoltando, anche un consiglio pratico, poi ovviamente diremo dove sei, dove lavori, dove hai anche il tuo locale. Perché Rossana è da andare a trovare. No, no, per forza, allora, quindi Rossana, dici un consiglio pratico per chi magari è alle prime armi con il mosaico, oppure si vuole divertire anche un po' con un fai da te, ecco. Ah, ok, perfetto. Allora, per fare un mosaico che debba essere bello, lucido e divertente, possiamo utilizzare addirittura i vetri che già esistono a livello di colorazione. Basta andare dal rivenditore, quindi ad esempio un vetraio, se c'è un'azienda che ti fornisce nella maniera specifica, e basta munirsi di tagliavetro e temaglia e tanta pazienza. Perfetto. Oppure prendere un martello, spaccarlo e utilizzare pezzettini, mi sembra anche buono. Quello non è male, l'ho anche fatta una cosa del genere, perché il taglio viene fuori irregolare, brava, molto spigoloso e particolare. Quindi è praticamente più futurista come immagine. Quindi quella, detto alla nostra maniera, prendiamo un materiale, lo diciamo in maniera formale, poi lo sfraganiamo, cioè bravo, nel senso che bravo, con la martellata di guanti. Di guanti, ci muniamo di guanti, ecco, mi raccomando, e sottolineiamo di munirsi con i guanti. E poi dopo averlo sfracanato, sì, dal verbo sfracanare, sì, prendere al tedesco, sfracanere. Praticamente noi cosa facciamo? Lo possiamo decorare. Colori ovviamente per il vetro in questo caso, per altri materiali sì, magari certo, colori anche pigmenti. Ogni colore ha il proprio supporto, cioè al contrario, cioè, scusami, ogni supporto ha il proprio colore, quindi benissimo, varia. Rossana, dove possiamo incontrarci? Allora, è molto molto facile, mi trovo nella
sul viale principale del mio paese, quindi Torre Maggiore, che è Corso Matteotti 146. Oppure potete visitare il mio sito internet, che è www.rossanacoppola.it. Tranquillamente sono reperibile su Facebook, e se vi piace l'idea potete andare sul mio canale YouTube e vedere il montaggio di video che ho fatto. Ma quindi più di questo, bravissima, più di questo dobbiamo solo comprarlo, insomma. Prima penso di salutarci, complimenti Rossana, grazie. E in bocca al lupo, perché il tuo lavoro, come tanti lavori artigianali, deve essere assolutamente spinto. E infatti Rossana, io ti saluto, poi insomma anche un grazie particolare, perché il lavoro d'arte, qualsiasi esso sia, insomma, deve sempre avere un grande spunto. Ti saluto, ti ringrazio per l'intervista e speriamo subito di beccarci magari a pezzi interi e non quelli proprio frantumati. Certamente, non sono così cattiva, eh. Oh, no, non ti preoccupare. Grazie Rossana, a presto. Un bacione a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao Rossana.